C'era una volta un bellissimo regno che si estendeva dal deserto al mare, ma era sconvolto da una tremenda guerra. Due popoli fieri si scontravano nella città di Damietta in Egitto e nessuno dei due eserciti era intenzionato ad arrendersi. Attola, chi sei? Non fare un altro passo! Lo abbiamo trovato davanti alla tenda. È uno straniero. Se è straniero, è un nemico. Decapitatelo. Il mio esercito conta 30.000 uomini. Le mie guardie sono state scelte tra i soldati più forti. Eppure uno straccione è riuscito da solo ad arrivare fin qui. Prima che la tua testa rotoli nella polvere, dimmi, straniero, chi sei tu e come hai fatto a giungere fin qui? Salam aleikum. Mi chiamo Francesco e vengo da Assisi. Buongiorno, Chiara. Buongiorno a te. Evviva! Si mangia! Sono loro! Francesco! Francesco! Sono tornati! Sì! Stanno arrivando! Sono Leone e Felipe! Muoviti, lupo! Amici, fratelli! Bentornati! Felice! Ragazzi! Cara, ragazzi! Fratello mio! Quanto ci sei mancato! Anche tu, lupo, vieni qui! È un piacere anche per me rivederti. Amici, mi dovete raccontare del viaggio. Ora devono rifocillarsi. Avranno modo di raccontare prima che noi sorelle torniamo al convento. Si mangia! Bene, vedo con piacere che le crociate non vi hanno rovinato l'appetito. Non hai idea di quanto ci siamo sentiti inutili. Siamo andati a predicare, ma non c'era nemmeno un sordo disposto ad ascoltarci. Nemmeno un sordo? Quando gli uomini non ascoltano, predicate ai passeri nel cielo. Ma quali passeri? Nel deserto ci sono solo falchi e scorpioni. La guerra è spaventosa. Sì, conosco bene la guerra, purtroppo. Per questo portiamo la parola di Dio. Perché nei cuori non ci sia paura, ma la sua pace. Il sultano che comanda l'armata araba è potente e cattivo. È alto 6 piedi, sì, è così. Forse anche 7. Fa paura. Ha lunghe zanne, gli artigli come scimitarre. La prossima volta che la racconterà gli spunteranno anche le corna e le ali da pipistrello. Ma è vero! Dunque, l'avete visto? Beh, no... Ma... Se non l'avete mai incontrato, come fate a sapere che è cattivo o che ha le zanne? Volete la verità? Volete saperlo? Nessuno sa com'è fatto perché nessuno l'ha mai visto. È inavvicinabile. Sempre circondato dalle guardie. Ma se qualcuno lo incontrasse, dovrebbe dirgliene 4. Se qualcuno lo incontrasse... Andrò io in Egitto a incontrare il sultano. Francesco, pensaci bene. Ma te... Te c'ha pioppini nel capo per davvero! Il sultano ha promesso che chiunque gli porterà una testa di uno straniero riceverà un bisonte d'oro! Che sono davvero un sacco di soldi! Non sapevo che la mia testa valesse tanto. Ma è pericoloso da solo! Non sarò solo, perché il lupo verrà con me. Vero, lupo?
Francesco. Ma almeno indossa i sandali. E che bisogno c'è? Non lo sai che Dio mi ha dato due piedi sani e robusti per camminare fino agli angoli del mondo? E poi non ricordo nemmeno dove li ho messi l'ultima volta. Ah, ce li hai tu. Prego, lascia che qualcuno di noi ti accompagni. No, c'è bisogno di voi qui alla Porziuncola. E le tue consorelle hanno bisogno della tua guida qui ad Assisi. L'avevamo appena ritrovato e ora è lui a partire. Invece di frignare, prega che torni con la testa attaccata al collo. Ma sì, fratelli, pregate e non dubitate. Così saremo con lui fino all'altro capo del mondo. Tu vorresti parlare con me? Sei divertente, straccione. Pazzo e divertente. Avanti, rispondimi. Come sei riuscito a giungere fino alla mia tenda? Ho solo camminato. Ti prendi gioco di me? È impossibile. Nessuno straniero attraversa il mio campo illeso. Quest'uomo è uno stregone, forse è una spia, arrestatelo! Non dovete avere paura di me. Io porto la parola di Dio, perché sono il suo araldo. Un araldo di Dio, dici? Quindi il Dio dei cristiani avrebbe mandato da me un povero straccione cencioso. Forse sono vestito di cenci, ma non sono povero. La vera ricchezza la si ottiene privandosi di tutto. Questo è un controsenso per poeti. La mia vita, per fortuna, è stata tutta un grande controsenso. Ero figlio di un ricco mercante di stoffe francesi. Mi sentivo il padrone del mondo. Così mi arruolai e andai a combattere contro Perugia, affamato di gloria e di conquiste. Ma cosa giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde se stesso? L'orrore della guerra mi aveva aperto gli occhi a ciò che prima non vedevo. Tutte le ricchezze del mondo sono niente se non possono lenire la sofferenza di un povero. Prendete! Tenete! Francesco. Il figlio di Pietro. È diventato matto. Oh. Prendi. Grazie. Ma che succede? Via. Dai qua, gira al largo, vattene. Tu, molla. Ma ti ha dato di volta il cervello. Queste stoffe vanno vendute, non regalate. Se vai avanti così, sarai la mia rovina. Ho finalmente capito qual è il mio compito. Desidero spendere la mia vita sfamando gli affamati, dando da bere agli assetati e vestendogli ignudi. Oh, sì, figlio mio, ma è con le mie stoffe che li stai vestendo. Nulla è nostro a questo mondo. Tutto ci è dato in prestito. Oh, vieni qui, madre. Figlio snaturato. E non mancarmi di rispetto. Quello che hai lo devi a me. Ma guardati, sei ridicolo. Anche i vestiti che indossi sono i miei. Oh. Che cosa stai facendo? Francesco, che fai? Fermati! Ma sei impazzito! Che cosa vuoi fare? Guarda che se non la smetti, non sarai più mio figlio! Che sia come dite! Vi ringrazio, padre. Ora sarò più libero di seguire la strada che Dio mi indica. Non guardare, Chiara.
Andiamo, non c'è più nulla da vedere qui. Abbiamo sentito abbastanza frottole. Oh, grandissimo. Disponeteci per l'attacco di domattina, così che potremo sconfiggere i nostri nemici. Uscite! Mio signore, sapete che si dice dei cristiani? Tra loro ci sono maghi che comandano le tempeste e ammansiscono i leoni. Questo straniero vuole stregarvi con i suoi incantesimi. Deciderò io quando e come disporre di lui. O pensate che dovrei averne paura? Fuori tutti! Come ordinate, grandissimo. Vedi, Araldo, dicono cose incredibili su voi cristiani. Ah, non sai cosa ho sentito io su di voi. Dunque hai rinunciato a tutto per seguire il tuo Dio. Di cosa vivi, allora? Di tutto ciò che il mondo ci offre, perché ogni altra cosa è superflua. Anche fossi stato solo, ero certo della strada che volevo percorrere. C'è nessuno? Una mano? Grazie. Presto divenimmo tanti a dare la vita per servire i nostri fratelli. Mi deludi, straniero. Sei venuto a sfidarmi, ma parli di elemosine e amicizia. Sei solo un altro uomo di pace. Al contrario, il mio cuore è sempre in guerra. Gli uomini vogliono la pace perché vogliono essere ricchi e mangiare bene. In pace non ci si cura di chi ha fame e soffre. Ma che cosa basta all'animo? Io voglio convertire i cuori, voglio infiammare il mondo. I tuoi racconti sono piacevoli, ma vanno bene per i bambini. Io sono a capo di un esercito. Sul campo di battaglia gli uomini sono belve in lotta tra loro. E le belve non le si possono mutare in agnelli. Su questo devo dissentire. È pericoloso. Matteo! Mamma! Mamma! Tesoro, no, non ti muovere. Mamma! Oddio! Fermati! Creatura, perché hai dimenticato che sei grande e nobile? Il tuo manto è nero come la notte. Hai la forza del fiume, hai la voce del tuono. Non sei stato creato per essere malvagio, quindi non fare del male a questa buona gente, perché anche loro sono creature di Dio, sono tuoi fratelli. E tu sei il mio. Non è forse vero, fratello lupo? Mamma! Matteo! Da oggi vivrai con noi. Saremo compagni di avventura. Saremo fratelli. Dunque avresti ammansito un lupo chiamandolo fratello. Non mi sembra tanto mansueto. Al contrario.
È una forza della natura. Ebbene, al tuo arrivo hai detto di volermi parlare. Dunque, cosa sei venuto a dirmi? Io voglio che ordini alle tue truppe di non attaccare domattina. Tu vuoi che i crociati massacrino i miei uomini? No. Voglio che abbandoniate la guerra degli uomini per costruire la pace di Dio. Anch'io voglio che la guerra finisca. Ma ho un solo modo per ottenere la pace. Distruggere i miei nemici. È vero. Un uomo potente può distruggere i suoi nemici. Ma non è più grande se sa abbracciare il mondo. Io devo difendere il mio popolo. Nemmeno un re può mutare il cuore degli uomini. Per cambiare il cuore degli uomini non servono né armi né potere. Basta un piccolo gesto. Assaggiate le mie mele! Non ne troverete di migliori neppure alla mensa dell'imperatore. Assaggiate le mie mele! Leprosi! Ah! Non avere paura, prendi! Giù le mani, leprosi! Via! Perché? No! Che cosa fate? Smettetela! Andate via! L'ha toccato! Ha toccato il leproso! Lasciami! Stammi lontano! Ti ho detto... Ma che fai? Non mi toccare! Lasciami! Francesco... Da quel giorno i leprosi hanno trovato la nostra amicizia. E con essa la pace, perché il loro dolore era stato riempito di un amore che infiamma. Hai abbracciato un leproso. Guardie! Guardie! Grandissimo, che succede? Lo straniero potrebbe essere infetto, un leproso. È una spia del nemico, è venuto a infettarvi approfittando della vostra ospitalità. Non sono malato e non ho mai voluto fare del male a nessuno. La pena per chi è attenta alla mia vita e alla morte. Portatelo fuori! Sarà decapitato di fronte ai nostri nemici prima della battaglia. Lo straniero sarà decapitato quando io l'avrò condannato. È già la seconda volta che osi parlare a nome mio. Non te ne concederò una terza. Spogliatelo e verificate se dice il vero. Grazie, fratello Lupo. Resta al fianco di Francesco, Signore. Guida le sue parole, così che possa operare la tua volontà. I nostri esperti non hanno trovato traccia di lebbra sul tuo corpo. Grandissimo! Lo straniero è stato sincero, perciò gli farò dono della vita. Potrà tornare a casa, ma non dovrà mai più mettere piede nel mio dominio. Ti conviene partire. Quando il sole splenderà in cielo, la mia furia si abbatterà sui miei nemici. Nessuno verrà risparmiato. Non sono venuto fin qui per avere salva la vita. Sono venuto per ricordarti che sei un uomo giusto. Non sono solo un uomo. I miei ordini non sono oggetto di discussione. E la mia giustizia è legge. La senti? È la tromba che chiama gli uomini alla battaglia. Forse non era necessario mozzarti la testa. In un modo o nell'altro oggi darai la tua vita. Giusto! La mia vita! Te la offro! Di che parli, straniero? Fai accendere un grande fuoco. Se lo attraverserò indenne, avrai la prova che Dio vuole la pace. E se sbagli? Allora non sarò venuto come araldo di Dio, ma solo di me stesso. E sia.
Appiccate il fuoco! Subito! Attenzione! Francesco, fermati! Allora sei veramente pazzo. Hai dato via tutti i tuoi averi. Chiami i lupi tuoi fratelli. Abbracci i lebbrosi. Hai attraversato il mare e il deserto. Ti sei intrufolato nel mio accampamento. Hai osato chiedermi favori. E ora... sei pronto a dare la tua stessa vita. Ti prometto che oggi nessuno dei miei uomini toccherà l'elsa della scimitarra, le redini dei cavalli, la corda dell'arco. Noi non attaccheremo. E speriamo che tu abbia ragione. Hai fatto quello che nessun uomo era in grado di immaginare. Sei venuto fin qui a piedi senza nemmeno una sacca per il pane. Lascia che ti rimandi ad Assisi su un carro d'oro e d'argento, come degno per un re. Non mi darai né oro né argento. Perché dovrei accettare qualcosa che vale meno della tua stima? Invidio i sandali che indossi. Sono i calzari di un grande uomo. Ho un'altra idea da proporti. Grandissimo. La guerra degli uomini non era finita. Ma quel giorno, un giorno solo, i due eserciti non combatterono. E allora dimmi, quanto vale davvero un giorno? Non lo so, tanto così. Un giorno solo può valere tutto. In un giorno gli uomini nascono e muoiono. I re perdono i loro troni. I poveri diventano ricchi. In un giorno solo si può incendiare il mondo. La pace di un giorno solo è oggi la pace di molti giorni. E se la guerra dovesse tornare, la storia di due sfidanti, tra loro stranieri, che dialogarono sotto una tenda, riaccenderà negli uomini la fiamma della speranza. E poi cosa è successo a Francesco? È tornato ad Assisi, a casa sua.
dai suoi fratelli. Francesco! Chiara! Quindi ora non siete più amici? Al contrario. Io e Francesco abbiamo camminato l'uno nelle scarpe dell'altro. Però che eleganza! Ne fanno anche blu! Sono il regalo di un uomo giusto. Un uomo che ha dato ascolto per una notte intera a uno straniero. Venuto a sfidarlo dall'altra parte del mondo. Francesco, araldo di Dio.